La prima meta di oggi mi porta in collina, nel primo entroterra della Riviera di Levante e precisamente nel comune di Levi, alla scoperta di un vero tesoro, l'olio DOP. Allora, Francesco, avevo assaggiato, ho partecipato all'assaggio del vino, ma mai all'assaggio dell'olio. Siamo qui al Frantoio Solari e questa è proprio la vostra bottiglia, il vostro olio che è stato prodotto qua. Giusto? Certo, sì. Questa bottiglia ha un colarino, questo colarino giallo, che è quello che rilascia il consorzio di tutela dopo aver fatto un'analisi sensoriale, cioè un assaggio e un'analisi chimica. Quindi questi oli a denominazione di origine protetta non sono soltanto dei perfetti extravergini, ma sono degli extravergini certificati, gli unici che possono dire anche la località da cui sono stati prodotti. L'assaggio si fa versando una quantità di circa 15 grammi. Mettiamo sopra questa lunetta di vetro e bisognerebbe riuscire a farlo scaldare leggermente con la mano, perché l'olio, per odorarlo, cioè per avere un risultato olfattivo, deve avere una temperatura intorno ai 28 gradi. Poi, ecco, quello che bisogna fare è togliere la lunetta e mettere dentro il naso. Ok, 3, 2, 1? 3, 2, 1. Prima buona. La destra, poi la sinistra. Ah, io ho messo dentro tutto il naso. La morchia, il riscaldo, la muffa. Questi difetti, se sono presenti, declassificano l'olio fino a farlo diventare vergine oppure lampante, quindi da rilavorazione. E anche chimicamente devono avere dei parametri ben stabiliti. Bisogna assumerne una piccola quantità sulla lingua e trasportarlo verso la gola e soprattutto ungere anche il palato. Ok. Facendo questa operazione si dovrebbe sentire soprattutto l'amaro e il piccante, e sulla punta della lingua in fase finale anche sentire il dolce, che è una caratteristica dell'olio ligure, tipicamente dell'olio ligure. Quindi un piccolo assaggio, sì, insomma, che butto giù tutto. Okay. Ecco, piano piano si sviluppa nel nostro palato e si avverte sicuramente un po' di amaro, ma non tanto, una quantità minima di amaro, e poi verso la gola si avverte anche il piccante, che è una sensazione tattile. Ma è buonissimo. Poi si dovrebbe fare in seconda battuta il famoso strippaggio, cioè per aumentare questa possibilità di capire meglio le sensazioni sensoriali, l'assaggiatore fa questa operazione, state a vedere. Cioè ossigena e manda verso il palato. Ottimo, ho capito un po' di più. Cin cin, allora faccio l'ultimo assaggio e cerco di fare il rumore. Provi a fare il rumore. I denti chiusi. Sì. Bellissimo. Per diventare assaggiatrice ufficiale devo ancora fare un po' di pratica, ma quello su cui non ho dubbi è la straordinaria qualità dell'olio DOP della Riviera Ligure. Dolce, delicato, leggermente fruttato e garantito. L'olio del Frantoio Solari è un modello della tipicità del Tiguglio. Allora, il mio piccolo segreto è che quando ho la pelle molto secca utilizzo l'olio direttamente sulla pelle per nutrirla e addirittura lo uso anche come struccante. E so che l'olio viene utilizzato nei cosmetici e anche voi qua vedo fate delle creme per il corpo, per il viso, per le mani, perché è molto nutriente. Sì, questa è un'evoluzione dell'olio molto importante, anche perché crea anche un grande valore aggiunto. Ma direi che quello che lei dice, i nostri predecessori romani e greci già lo facevano, diciamo, addirittura riservavano una piccola quantità della produzione proprio per il corpo. Ecco, direi che anche in questo consiglierei l'olio ligure, perché è molto poco invasivo anche sotto il profilo dell'odore.